Allora, caro saluto a tutti gli amici di BTube. Sono Saverio Calia, direttore generale marketing e sviluppo della Calia Italia. Ho iniziato la mia attività 40 anni fa e dopo essermi laureato in architettura. L'ingresso in azienda non è stato semplice. Pensavo di avere molte nozioni, pensavo di essere preparato e nonostante la laurea conseguita a pieni voti mi sono ritrovato a non saper far nulla. Ho trovato intorno a me splendide persone e tra queste ovviamente la più splendida di tutti, mio padre, il fondatore dell'azienda Calia Italia. L'azienda è stata fondata nel 65 e da Matera ha esportato in tutto il mondo divani e poltrone. Gli inizi sono stati difficili e molto molto impegnativi, non c'erano maestranze, tutto si è dovuto costruire in zona, con una grande determinazione e forza d'animo e soprattutto sugli insegnamenti di Liborio Vincenzo Calia che sosteneva sempre che bisogna rischiare, non bisogna avere paura, bisogna assolutamente individuare le nuove idee, i nuovi tempi e non aver paura di nessun tipo di cambiamento. Il mio ingresso in azienda ha visto la presenza di tantissimi giovani, giovani che hanno con il loro entusiasmo dato un grande impulso allo sviluppo dell'azienda. Oggi, a distanza di 40 anni, c'è un ricambio generazionale rappresentato non solo dai nostri figli, ma anche dalle nuove risorse umane che sono affluite in azienda anche dalla provincia, quindi non solo Matera, ma le risorse umane presenti in azienda oggi provengono dalla provincia di Matera e non solo. E quindi l'azienda che in questo caso continua a generare valore, ma soprattutto un'azienda che si fonda su valori molto molto importanti come la condivisione, la solidarietà e la resilienza di fronte alle difficoltà che la vita, la società ci impone, abbiamo il dovere di essere resilienti. E la resilienza è una dote del territorio stesso, del territorio nel quale noi operiamo. Il fondatore è nato nei Sassi e la storia dei Sassi è sotto gli occhi di tutti noi. Reagire a tutte le difficoltà che ci si sono presentate, ebbene, è lo spirito proprio dell'impresa che diventa simbiotica col territorio e dal territorio prende, quindi, e al territorio restituisce. Una cultura fantastica, una cultura che ci sforziamo di trasferire attraverso il nostro prodotto in tutta Europa e il mondo.